Il povero non è un semplice portatore di bisogni, ma ha diritti e soprattutto risorse proprie. Lunedì 14 novembre si è tenuto il convegno organizzato da Caritas su il diritto degli esclusi. Cecilia uniti nella musica, domenica 20 novembre al Centro Pastorale Diocesano il concerto dedicato proprio a Santa Cecilia. Umberto Lorenzetti e Federico Falcioni ammessi tra i candidati al diaconato permanente. Il seminarista della nostra diocesi Giovanni Nicotra, istituito lettore. Prevenire le truffe e i danni degli anziani. A Cagli si è svolto un incontro promosso dall'Arma dei Carabinieri. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Apriamo il nostro appuntamento settimanale con il convegno organizzato da Caritas Diocesana su il diritto degli esclusi che si è tenuto lunedì 14 novembre al Centro Pastorale Diocesano in occasione della sesta giornata mondiale dei poveri. Tema centrale l'advocacy con un'attenzione particolare al tema dei diritti, in particolare agli esclusi. Le situazioni di povertà e ingiustizia riguardano tutti e il nostro compito è quello di costruire comunità capaci di includere e di non generare scarti, ha ricordato Nino Santarelli nell'introdurre l'incontro. Il cammino sinodale fortemente voluto dal Papa propone questo tipo di percorso ed invita i credenti di tutto il mondo ad evitare ogni tipo di delega e a convertirsi tutti a quella che chiama la povertà che libera. Presente all'incontro anche il sindaco di Fano Massimo Seri, grato per il momento di riflessione sul tema, ricordando che una comunità cresce se sa fare rete. L'incontro di oggi si inserisce in un percorso triennale di osservazione, spiega Ettore Fusaro, direttore di Caritas Diocesana. A definire il ruolo e l'obiettivo dell'advocacy è intervenuto Don Marco Pagnello, direttore di Caritas d'Italiana, che ha delineato le azioni coordinate tra società civile e istituzioni per tutelare i diritti umani calpestati, quell'impegno necessario per dare voce a chi non ha voce. Fare advocacy è importante quanto dare un pasto, dare un posto letto, ha sottolineato Don Marco Pagnello. Il povero non è infatti un semplice portatore di bisogni, ma ha diritti e soprattutto risorse proprie. Non dobbiamo quindi sostituirci ai poveri, ma accompagnarli affinché siano loro stessi a dire con le loro parole e le loro scelte quali sono i loro diritti. L'intervento della professoressa Angela Genova, ricercatrice del Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università di Urbino, si è concentrato sulla dimensione dei confini tra politica e welfare, sottolineando la forte necessità di una visione integrata delle politiche di welfare, non solo da parte degli operatori, ma anche di chi si occupa delle politiche sociali. Paolo Petracca, presidente dell'Istituto di Ricerca delle ACLI, ha riportato infine alcune esperienze di buone prassi di collaborazione tra ente pubblico e privato sociale e di advocacy per operare non solo sui fenomeni di povertà, bensì intervenendo a monte sposando un'azione educativa e culturale ampia. Il Vescovo Armando ha poi concluso l'incontro con due inviti. Il primo, quello a non confondere diritto e giustizia con la carità. Il secondo, quello di ascoltare, far parlare i poveri, non avere pregiudizi e accompagnare con verità gli esclusi. Ricordiamo che la registrazione integrale del convegno è visibile sulle pagine social della Caritas Diocesana. E rimaniamo sempre al Centro Pastorale Diocesano, ma parliamo ora di musica perché domenica 20 novembre alle ore 17 è in programma Cecilia Uniti per la Musica, un concerto con la partecipazione dei cori Canta che ti passa, della Cappella Musicale del Duomo di Fano, del Coro delle Voci Bianche in Canto, del Coro e Allievi dell'Istituto Diocesano di Musica Sacra, del Coro Polifonico Malatestiano e del Coro Giovanile Malatestiano, del Fano Gospel Choir, dell'Orchestra di Fiati Fano Un Fortune. Ricordiamo che l'ingresso è libero. Ci spostiamo ora nella parrocchia Santa Famiglia di Fano 2, dove domenica 6 novembre il Vescovo Armando ha celebrato la Santa Messa per vivere insieme a tutta la comunità il rito per l'ammissione tra i candidati al diaconato permanente di due nuovi aspiranti. Umberto Lorenzetti e Federico Falcioni hanno risposto con un forte e gioioso sì lo voglio all'interrogazione del Vescovo di voler portare a termine la preparazione e impegnarsi nella formazione spirituale per divenire fedeli ministri di Cristo e del suo corpo che è la Chiesa. Nell'omelia che ha preceduto il rito, il Vescovo ha sottolineato la dimensione del diacono come ministro a servizio non della parrocchia ma della Chiesa locale e la dimensione del diacono come espressione di due vocazioni e sacramenti, quella del matrimonio e quella dell'ordine sacro.
Ha esortato quindi i futuri diaconi a porre particolare attenzione e cura nell'armonizzare queste vocazioni per far sì che non vengano mai a contrapporsi. Don Mauro Barniesi, delegato del Vescovo per il Diaconato, a fine celebrazione, nell'invitare a pregare per questi fratelli, ha ricordato altri aspiranti diaconi che saranno a breve ammessi tra i candidati. Lorenzo Ghetti, domenica 27 novembre alle ore 11 nella chiesa di San Giovanni Apostolo a Marotta, Stefano Cambioli e Mirko Secci, domenica 4 dicembre alle ore 11 nella concattedrale di Cagli. Nella sera di lunedì 7 novembre al seminario regionale di Ancona è stata celebrata la Santa Messa per l'istituzione di nuovi ministri della parola e dell'altare. Quattro seminaristi hanno ricevuto il ministero del lettorato e uno quello dell'accolitato. Tra i nuovi lettori il nostro Giovanni Nicotra, giovane originario di Lucrezia, che sta svolgendo il proprio servizio pastorale nella parrocchia San Biagio di Cuccurano. La celebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo di Pesaro, Monsignor Sandro Salvucci, il quale nell'omelia ha ricordato che ogni ministero all'interno della Chiesa deve essere orientato al servizio, rifuggendo alla logica di potere che spesso si insinua come tentazione ad ogni livello. Ci spostiamo ora a Cagli, si è svolto giovedì 3 novembre nel Salone dell'Episcopio un incontro molto partecipato sulla prevenzione delle truffe a danno degli anziani promosso dall'Arma dei Carabinieri di Cagli. Nel corso dell'incontro i rappresentanti della stazione Carabinieri di Cagli hanno illustrato le tecniche più usate per mettere in atto le truffe a danni di coloro che per ragioni di età si trovano nella posizione di fragili e indifesi. Durante l'incontro il comandante Matteo Panfili ha invitato a non dare credito ad estranei che conoscono il proprio nome o quello dei familiari, visto che con l'utilizzo di internet è molto facile reperire queste informazioni, e si è raccomandato inoltre di segnalare episodi insoliti di cui si è testimoni e che destano perplessità e di telefonare a un parente o un amico ogni volta che si è contattati da estranei che chiedono o promettono soldi. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni su fanodiocesi.it, fanodiocesitv.it e sulle nostre pagine social. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.